Mio padre, Maurizio Valenzi, doveva compiere 100 anni nel novembre di quest'anno, del 2009. Così ci siamo posti nella primavera questo problema: cosa fare per l'occasione? La prima idea è stata di un libro, di chiedere alle persone che l'avevano conosciuto se volevano dare delle brevi testimonianze sul rapporto che avevano avuto con lui. E immediatamente abbiamo avuto una percezione. Ogni telefonata che facevo era velocissima, in pochi secondi le persone si dichiaravano immediatamente disponibili. In un momento successivo ci siamo resi conto che forse il libro era poco a questo punto, si poteva fare di più e così abbiamo costituito questa fondazione, che si chiama Fondazione Valenzi, volutamente non Maurizio Valenzi, nel senso che all'interno è intestata in qualche modo anche a mia madre, a sua moglie Lizza Cittanova Valenzi, che ha condiviso con lui ben 65 oltre anni di matrimonio e ha condiviso sia le battaglie antifasciste degli anni della guerra e sia quelle poi del dopoguerra, di Napoli, del movimento delle donne, dell'assistenza anche all'infanzia napoletana che ci fu subito dopo la guerra. La fondazione quindi è una fondazione che ha questo elemento commemorativo, però non vuole fermarsi a questo, una memoria che si attiva, una memoria che non si risolva in un piccolo convegno o un grande convegno, ma diventi crei una istituzione che possa poi agire sia sul piano culturale che sul piano sociale. Questo obiettivo, l'obiettivo di una memoria attiva, deve comunque tenere conto, del rapporto con i giovani, quindi faremo sicuramente un grande sforzo per cercare di, rincontrare le giovani generazioni. Vogliamo costruire un'istituzione, che sia, non sia schierata, politicamente, perché, questo può sembrare un paradosso, perché mio padre è stato sì anche un uomo di parte, un partigiano, un combattente. Appunto è stato comunista, e anche se è stato poi d'accordo per modificare il nome del partito, ma è vero anche che è stato sempre molto attento ad evitare ogni faziosità. Tra i contributi dati per il libro e i nomi che emergono dal comitato di indirizzo, dal comitato d'onore, emergono anche personalità che hanno agito in fondo su fronti opposti e questo secondo me è significativo, ma non di un ecumenismo generico, ma del fatto che comunque li accomunano alcune finalità che del resto sono le finalità statutarie della Fondazione, cioè le battaglie per la libertà, per la giustizia, per la pace. Abbiamo ad esempio da una parte un rappresentante della comunità ebraica e napoletana, oppure Nemer Ahmad, che è stato per tanto tempo portavoce dell'OLP, dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina in Italia. Dunque, le finalità della fondazione sono da una parte consolidare e recuperare il patrimonio culturale, insomma, dell'esperienza di Maurizio Valenzi, quindi certamente anche costruire un archivio con le sue carte, le fotografie che abbiamo raccolto, materiali audiovisivi e quindi c'è tutto un aspetto che riguarda la memoria. Però all'interno delle finalità noi abbiamo inserito quelli che era il suo pensiero politico, le sue battaglie, la sua volontà di dare un contributo in direzione della pace, delle battaglie di libertà e anche però poi l'arte, quindi poter fare delle iniziative di tipo culturale che interessano la politica, il rapporto tra politica e cultura in campo artistico, in campo musicale, in tutti i campi.
L'impegno sociale è secondo noi fondamentale nello statuto della Fondazione, perché appunto il suo lavoro come sindaco è stato, soprattutto come sindaco, ma anche prima come parlamentare nazionale, poi dopo come parlamentare europeo, però è forse più chiaro nella sua attività di sindaco, ed è stata quella di sostegno per quello che il comune poteva fare per quelli che soffrivano nella città. Credo che ci sono buone premesse perché la Fondazione venga riconosciuta in città come un punto di riferimento. Credo che le adesioni in fondo già lo testimoniano, e poi credo che la città senta fortissimo questo bisogno di uscire un po' dalle secche di una polemica spicciola, ma cercare di trovare un riferimento. Naturalmente non potremo risolvere i problemi, non pensiamo di essere così, non siamo così megalomani da pensare di risolvere e cambiare totalmente la situazione, però di poter essere un punto di riferimento per quelle forze che vogliono rimboccarsi le maniche per cercare di affrontare dei problemi concreti al di là diciamo delle appartenenze, delle ideologie o addirittura delle religioni, credo che questo sia possibile.